Sono con Diego Marin, che ha scritto un libro interessante che uscirà nel prossimo mese per la Mondadori, che si intitola Il segreto degli Illuminati. Sappiamo che è un argomento di cui si parla molto in questo periodo, però tu col tuo libro hai fatto delle ricerche che vanno oltre. Non per niente ha avuto la prefazione di Roberto Giacobbo mi ha Roberto Giacobbo fatto questo regalo. e pubblichi per la Mondadori, che per un emergente non è una cosa tanto semplice. Vuol dire che sia, diciamo, chi ti ha fatto la prefazione come Giacobbo che la Mondadori hanno trovato nel tuo libro qualcosa, diciamo, di eccezionale Sì, per questo darti. ovviamente può dirlo solo il lettore una volta letto. Poi c'è il fatto che mi abbiano dato fiducia, che l'abbiano appunto pubblicato con una casa importante come la Mondadori, mi fa ben sperare. Comunque quello che io ho cercato di fare è stata una ricerca storica per capire se effettivamente esistono delle famiglie che sono poi quelle che oggi comandano i mass media, i gruppi di potere, le banche, le multinazionali, se queste famiglie hanno veramente un'origine antichissima che può essere portata indietro all'antico Israele, all'antico Egitto e Che tu capire. parlando dell'antico Israele hai trovato due famiglie che erano già allora importanti, che sono importanti anche oggi, Sì, no? Rothschild i e Rothschild e i Rockefeller. Rockefeller soprattutto, che in realtà questi sono cognomi moderni perché i Rothschild hanno cambiato nome 3-4 volte, sono stati Facebook, gli Hertz, sono stati gli Abravanel ancora prima, e lo stesso Rockefeller, che poi Rockefeller è una inglesizzazione di un cognome che prima era francese. Quindi sì, abbiamo degli alberi genealogici precisi che possono andare fino all'antico Israele, ma ancora prima. Questo Israele comunque è solo un pezzo del puzzle, perché ci sono stati altri regni, altre civiltà del passato. Purtroppo ci si è concentrati molto ultimamente sui libri usciti ultimamente, appunto sull'aspetto sionistico dei gruppi di potere, che è in realtà solo una delle facce, ma non può risolvere completamente il problema. Io invece sto cercando di avere comunque un approccio imparziale, di andare a vedere più società, più Però tu quello civiltà. che hai scoperto è che comunque dall'inizio della tua ricerca fino ad oggi questo gruppo di potere ebraico è sempre presente. Sì, diciamo Cioè che non tra le si. famiglie oggi importanti ce ne sono in numero, diciamo, importante di derivanti dalle famiglie ebraiche. Che però bisogna precisare una cosa, dobbiamo precisare una cosa assolutamente, che molto spesso i sovrani che ha avuto Israele non erano semiti, non erano ebrei, erano persone, spesso indoeuropee o comunque di altra razza, che erano assurde al potere sullo Stato di Israele, ma non erano della stessa etnia del popolo. Quindi non c'è neanche motivo per dire di prendersela con gli ebrei, perché poi gli ebrei sono quelli che ce l'hanno sempre rimessa. Pensiamo a cosa è capitato loro durante Sì, l'Olocausto, però voglio dire. sappiamo che comunque loro come gruppo sono sempre stati molto uniti, ecco, non si sono mai dispersi, no? Beh, oddio, Con abbiamo la diaspora, per sì, no, cui. vabbè, però diciamo si sono spesso sposati tra di loro, per cui la loro razza in qualche Ma modo è. diciamo, questo sentirsi uniti anche lontano dalla propria terra è un fenomeno culturale che è stato creato più che altro dai grandi rabbini, dai grandi governanti. E spesso è stato un modo anche per manovrare la massa, che poi si è sempre rivelata la vittima delle cose, che se uno va a vedere anche quello che è successo durante il nazismo, sono sempre stati i poveracci che ci hanno rimesso, perché i grandi banchieri, addirittura alcuni di loro Concorrenza. hanno finanziato Hitler. Ma Quindi. infatti c'è un bel film che insomma parla di. No, aspetta, non mi sembra No, stavo dicendo che alla fine l'ebraismo è stato usato un po' per dare un capro espiatorio da parte magari delle stesse persone che comandavano sull'ebraismo. Ma non esiste un potere ebraico, c'è un potere da parte di alcune Sì, persone però, sì, infatti, che si sono messe a capo degli ebrei. però tu parli dei templari, no? Parli Sì. della questione ebraica anche, no? I templari, gli ebrei erano anche templari. Allora, abbiamo che Hugo de Payne, che in realtà Hugo de Payne è anche questa una francesizzazione di Ugo de Pagani, tra l'altro è stato sepolto a Ferrara. E lui deriva dalla famiglia Ebriaci, che è una famiglia ebraica.
però anche qua bisogna un attimo fare la differenza tra ebrei e sionisti, che sono due termini diversi. E molto spesso i rapporti con massoneria o altri gruppi esoterici come il B'nai B'rit sono più legati ai sionisti che non agli ebrei. Sionista è chi pretende un ruolo di superiorità della linea di sangue di re di Israele con la convinzione che questa linea debba governare su uno stato la cui estensione non è mai stata chiarita. Si è parlato di tutto il Medio Oriente, motivo per cui Israele adesso dovrebbe allargarsi alla Siria, all'Iraq, motivo per cui anche tante delle guerre moderne sono state collegate a queste idee. C'è qualcuno che dice che addirittura la seconda guerra mondiale sia nata proprio per poter avere un pretesto per creare lo Stato di Israele. Ma guarda, io ho letto in tal proposito una relazione di un militare polacco, era il maggiore Dzurski, Dzurzky, che lui diceva di essere stato in contatto con numerosi rabbini in Polonia ai tempi poco prima della persecuzione nazista, e lui aveva avvisato questi rabbini, però parliamo proprio di rabbini capi, non il rabbino del paesetto, e aveva avvisati dicendo che ci sarebbe stata la persecuzione degli ebrei, e aveva consigliato di farli nascondere nelle foreste o di costruire dei siti particolari. E questo rabbino, mi pare siano stati anche più di uno, però dovrei controllare, ha risposto: no, guarda, noi approfitteremo di questa cosa, cercheremo di far sì che la persecuzione del popolo ebraico venga fatta risaltare il più possibile, così poi riusciremo ad ottenere uno stato nostro. Quindi ancora una volta è il padrone del popolo ebraico che fa soffrire il popolo per degli interessi personali, perché non... Magari qualcosa dopo chiederò a Billini, che ha fatto lo studio. Senti, invece tu che sei così giovane, com'è che hai intrapreso, diciamo, questa carriera di scrittore di cose antiche? Beh, oddio, tanto è un po' prematuro chiamarlo. Sentito che studi anche fisica, insomma, non è che... Sì, no, io mi sono laureato in fisica, ho preso anche il dottorato a Trento, ho fatto anche dei periodi a Marsiglia con il gruppo di un italiano che è Carlo Orvelli. Poi però io ho sempre avuto questa passione latente. C'è stato un momento in cui ho pensato di ripescarla e ho iniziato a frequentare qualche corso della facoltà di archeologia in parallelo mentre studiavo fisica. Da là ho fatto amicizia con altri ragazzi, abbiamo provato a mettere su un'associazione e mi è venuta l'idea di mandare una mail a un direttore di rivista dove chiedevo del materiale per approfondire i miei studi. Lui caso ha voluto che fosse stato anche un fisico appassionato di archeologia e mi ha invitato a casa sua, abbiamo chiacchierato i nostri interessi e mi ha detto: se vuoi scrivere per la mia rivista, volentieri. Io da là ho iniziato facendo qualche articolo, mi sono fatto conoscere e poi è venuto tutto man mano, passo passo. Ma hai continuato a fare gli studi, hai trovato sempre cose nuove che... Sì, poi insomma vuol dire che qualcosa è anche piaciuto, perché comunque mi hanno chiamato a fare conferenze, sono stato anche a Voyager 2 anni fa, quindi non posso che essere contento di come stanno andando le cose. Chiamare la carriera è ancora presto comunque. Ringrazio il ricercatore di fisica e il ricercatore anche della storia antica. Grazie a lei. Grazie a Diego Marin.